Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Erika. Oggi nuovo video, in realtà è un back to school per quanto riguarda la cartoleria, perché a me piace molto quest'ambito e vi faccio subito una domanda: a voi piace la cartoleria in generale? Io la adoro, infatti vado matta proprio anche per il back to school, il comprare agende, penne nuove, matite. E oggi appunto vi do delle idee, almeno quello che io acquisterei per il back to school. Sono andata a selezionare degli oggetti che sono sia utili che del momento, quindi trend, ultime uscite e anche che si trovano facilmente su Amazon, perché c'è chi, ad esempio, non può andare a girovagare per sette cartolerie per appunto trovare questi oggetti, ma ci sono benissimamente su Amazon, vi arrivano a casa in pochissimo tempo, non dovete neanche uscire. E ovviamente tutti quanti i link li trovate sempre giù in descrizione di tutti quanti gli oggetti che vi mostrerò. Detto questo, prima di iniziare a lasciarvi il video, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un piccolo like. Mi trovate anche su Instagram come RedEric. Iniziamo! Partiamo con il primo oggetto che in realtà è quello che io avrei voluto acquistare, soprattutto per l'estetica, e parlo di un'agenda diario di Chiara Ferragni, quella pelosina, quella che è uscita ora in collaborazione con Pigna. In realtà l'avrei comprata sinceramente, l'unica cosa che all'interno non mi piace per niente è un diario per le scuole medie, anche superiori va bene, ma è un diario da scuola. Questo mi ha frenato perché solitamente io utilizzo agende di questo genere con la molla e gli anelli, molto più utile rispetto all'apertura al libro, e all'interno è divisa come voglio io, quindi un calendario iniziale. Vi lascio anche i link di queste agende, ci sono di Harry Potter, questo ad esempio è del Piccolo Principe ed è di tutto il 2022. Vi lascio il link al gruppo Eric su Amazon, lo lascio giù in descrizione. E ci sono le settimane e ogni settimana appunto divisa così su due pagine e ci scrivo di tutto. Poi ci sono adesivi e note dietro, qui c'è un segnalibro che appunto sto utilizzando, ecco gli adesivi. Poi ci sono queste altre targhettine che mi aiutano, piace molto la divisione di questa agenda, infatti sono 3 anni che la utilizzo e la potete vedere anche nei miei vecchi back to school che vi lascio qui, e lì vi faccio vedere tutti gli oggetti che ho acquistato per il back to school. Oggi invece vi do delle idee cosa io acquisterei, perché ce le ho e non nuove, ve le ho fatte già vedere, quindi non è il caso di farvi vedere le cose utilizzate, ma appunto vi do delle idee per acquistare per questo nuovo inizio anno. Altra cosa che avrei acquistato volentieri è un astuccio, e parlo di quello di Chiara Ferragni nella colorazione verde. Il mio colore preferito è un verde fluo, tra un verde fluo, un verde lime, un verde Kawasaki, però mi piace tantissimo, io adoro il verde soprattutto con la tonalità, quindi l'avrei acquistato volentieri, e soprattutto se avete poche cose da mettere nel l'astuccio o se vi portate più astucci. Passiamo ora ai quaderni. Per quanto riguarda i quaderni, a me non piacciono assolutamente quelli normali, ma per forza quelli con gli anelli. Io ho solo quaderni con anelli e mi piacciono quelli monocolore, quindi vi consiglio quelli monocromo o comunque di una marca simile, sempre monocolore, perché in base alla materia che sto andando a studiare e quindi dell'uso che ne faccio di quel quaderno per quella specifica materia, assegno un colore per ciascuna. Ad esempio, matematica l'assegno al verde, quindi quaderno verde, utilizzo all'interno penna verde, pennarello verde, evidenziatore verde, colore verde, tutto quanto sul verde. Italiano giallo, quaderno, matite, copenne, evidenziatori, tutto quanto sul giallo, e così via in base alle materie. Questa tattica la sto utilizzando tipo da 3 anni a questa parte e mi piace di più studiare con i colori. Appunto, dato che per ogni materia utilizzo colori differenti, mi servono delle penne colorate. Io ho comprato le penne Crystal Bic, mi piacciono tantissimo. Solitamente le penne Bic non mi piacciono come scrivono, ma quelle Crystal, che sarebbe con il tubo celestino, mi piacciono tantissimo. Le ho sulla mia scrivania, nell'astuccio con tutte le penne. Mi piace proprio il tratto, l'attrito sul foglio, perché sono particolare. In questo genere di cose sì, mi piace appunto, non mi piacciono tutte le penne. E anche
anche queste penne le ho comprate 2 anni fa e mi durano ancora. Oltre alle penne ho anche i pennarelli, quindi pennarelli con la punta un po' più doppia, e vi consiglio appunto anche questi. I migliori secondo me sono quelli della Giotto per qualità prezzo. Se volete però altri, ce ne sono tanti altri anche su Amazon, in varie cartolerie. Se ce l'avete già a casa è inutile che li acquistate nuovamente. Ovviamente dopo penne e pennarelli ci sono evidenziatori. Io ho quelli Staedtler pastello, in realtà c'è appunto la confezione da 12 se non erro di evidenziatori, e poi ovviamente oltre agli evidenziatori mancano anche i colori, e quindi anche qui vi consiglio i colori Giotto semplici da 24, così prendete 24 per più materie, così che ce le avete abbinate sia per la penna, i pennarelli e le matite colorate, cioè i colori. Ovviamente non può mancare la cancellina, io almeno la chiamo così, in questo modo. Poi c'è chi la chiama bianchetto, sbianchetto e non so in che altri modi. Voi come la chiamate? Io la cancellina. Scrivetemelo giù nei commenti, io la chiamo appunto cancellina. Di queste ce ne sono vari tipi. C'è quella con il pennellino, che per me è scomodissima, quella a penna secondo me la più comoda, e c'è quella a nastro, bella comoda, puoi scrivere direttamente ma c'è meno prodotto per quanto paghi, e tipo io ce l'ho e si è rotto il nastro ed era a meno della metà, quindi non l'ho potuta più utilizzare, ho preso direttamente quella a penna. Gomma da cancellare, qui secondo me le migliori, ho sempre utilizzato le Staedtler, e per quanto riguarda le Staedtler ci sono o quelle grandi con solo la parte bianca, oppure anche quella che cancella la penna, che ha la parte azzurrina al di sotto. Nel mio zaino da scuola non poteva mai mancare lo scotch. Io ero quella che spacciava lo scotch ovunque, sia per incollare le fotocopie magari sui quaderni, sia magari servono agli altri, quindi lo prestavo volentieri, ma ce l'avevo assolutamente, scotch trasparente. E oltre allo scotch trasparente potete prendere anche quelli colorati, così che magari appunto se dovete collare delle fotocopie potete farlo in maniera più estetica, anche facendo una cornicetta. Oltre allo scotch c'è anche la colla, io ero più tipo da scotch che da colla, però la colla è anche più veloce da utilizzare, quindi colla la mia preferita, la U, credo si pronunci così, UU, ce l'ho e non è ancora finita. Comunque tutte queste cose che vi sto citando sono praticamente nella mia scrivania, non ho acceso il faretto dietro, ok, così forse va meglio. Comunque dicevo, sono tutte quante nella mia scrivania e le utilizzo quotidianamente. Ovviamente non può mancare uno zaino, in realtà di questi ce ne sono vari tipi, ve li metterò qui sullo schermo, vi farò vedere le foto in base appunto alla vostra tipologia, se vi serve solo una tasca e quella piccolina davanti, oppure se vi servono più scompartimenti, o se vi piacciono gli zaini, dato che magari è pesante, quelli che si allacciano sia nella parte superiore hanno un gancetto proprio, una chiusura, e sia nella parte della vita, così che se andate a scuola a piedi come facevo io, lo zaino non vi pesa, vi sarà attaccato alla schiena ed è molto 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 più comodo, fidatevi. C'è chi non utilizza i quaderni, ma c'è chi utilizza i raccoglitori. Quindi cosa serve per i raccoglitori? Ovviamente un raccoglitore, anche qui monocolore, e magari lo potete abbellire come volete voi, oppure fate come faccio io, che ad esempio se è un quaderno, un raccoglitore di cui non mi piace la copertina, vado a fare letteralmente a tartac, vado a stampare quello che mi piace e con la colla vinilica la spalmo questa copertina sia al di sotto che al di sopra, così che diventa anche plastificato e mi piace il risultato. Ad esempio ho fatto questo quadernetto stampato, questa stampa Vans, e l'ho messo, l'ho incollato su un quadernetto, e questo appunto un quadernetto normale, l'ho fatto anni e anni fa. E poi anche anni e anni fa non mi piacevano le agende, le volevo, non c'era l'agenda come volevo io, quindi me ne sono creata io da sola con cartoncino, risma, ago e filo. Ecco qui l'agenda e ci scrivevo un sacco di robe all'interno, sia di questa parte olografica e sia l'ho fatto azzurro. La prima parte l'avevo fatta così, con un cartoncino nero, è bellissima, cioè mi piace tantissimo, quindi vi posso dare anche appunto delle idee di DIY, sì, così che se
non vi piacciono, volete personalizzare delle cose, vi do appunto degli spunti, tipo in questi tre casi. Ovviamente quindi oltre al raccoglitore ci sono anche le bustine, che possono essere utili per qualsiasi cosa, le bustine quelle trasparenti, e ci sono anche ovviamente i fogli, quindi la risma, perché li dovete mettere all'interno o di questi fogli trasparenti, la risma classica normale, e potete utilizzare anche la risma per delle brutte o qualsiasi altra cosa. Io ad esempio la utilizzavo quando non avevo il quaderno, utilizzavo proprio sì questa risma da fare in brutta, per poi ricopiarla sul quaderno con gli anelli, tutta quanta con i colori di base, la penna nera o la penna blu per gli esercizi, e poi tutti quanti i dettagli in base al colore della materia che avevo scelto all'inizio dell'anno. Comunque potete trovare anche tutte quante queste cose ad esempio in un mio video in cui studiamo insieme, e lì vi spiego meglio e potete vedere appunto meglio come dividevo tutte queste cose, come facevo. Quindi oltre alla risma, c'è anche chi non mette i fogli della risma all'interno dei fogli delle bustine trasparenti, ma appunto i fogli quelle con i buchetti, che possono essere sia a righe, sia senza niente, e sia a quadretti. Io ne ero tipo da raccoglitore. Ovviamente possono essere utili anche per dividere tutte quelle cose i post-it, tutti quanti colorati o non, in base a quello che appunto decidete voi. A me piacciono sempre quelli colorati, così da dividere le materie in base ai colori. Per quanto riguarda le note adesive, ci sono anche dei set, quindi se prendete il set avete diverse dimensioni di queste note adesive e si attaccano direttamente. Una cosa che non può mancare, io avevo ad esempio un blocchetto così, di questa dimensione, anzi ce l'ho, ed eccolo qui, e ero partita con l'intenzione di no, non faccio vedere niente, sto tirando man mano le cose dentro dalla scrivania. Comunque qui avevo scritto tutte quante tipo le formule di una materia, e può essere utile anche per scrivere qualsiasi altra cosa. Ad esempio se siete in giro, vi serve appuntare una cosa, ve la scrivete qui. Per quanto riguarda le matite, io sono fan delle matite che scrivono, non ad esempio le Staedtler con il tappo verde o blu, assolutamente no, perché anche se premete quelle non scrivono. Invece a me piacciono ad esempio quelle con il tappo arancione, le mie preferite, poi quelle nere e poi quella con il tappo rosso, perché scrivono ma dipende anche dalla vostra pressione, quindi se fate piano piano scrivono leggero, se fate invece più forte ovviamente il colore diventa più intenso. Quindi io vi consiglio le matite Staedtler 2B, che sarebbero quelle con il tappo arancione, non sono facili da trovare ma su Amazon ci sono. Ovviamente avrete bisogno di forbici per qualsiasi cosa, e avevo tutte quante queste cose, un astuccio, le cose in più, lo zaino sempre fisso, così che ad esempio lo scotch, la colla, le forbici, questi post-it, tutto quanto in un astuccio organizzato, e nel caso mi dovessero servire so che stavano in quell'astuccio e lo tiravo fuori. Altra cosa molto utile per le matite sono i temperini. Io preferisco quelle con la cassettina, anche se occupano molto spazio rispetto appunto a quelli con solo proprio il temperino. Una cosa che secondo me pochi utilizzano, anzi quasi nessuno porta a scuola, sono le pinzatrici, quelle una mini ad esempio. Questa cosa riguarda più non da portare a scuola ma da tenere a casa, ed è una lavagna calendario, e secondo me così avete un ordine mentale migliore, così da organizzarvi meglio appunto con lo studio e il non studio, quindi lo svago. Altra cosa che trovo bellissima sono i timbri, quindi il timbro con la data, ad esempio io all'università per segnare la lezione del giorno 10 settembre vado con la penna a scrivere, oppure potete utilizzare proprio il timbro che segna i giorni, e quindi mi segno il giorno 10 settembre 2022 timbro e inizio a scrivere la lezione, a prendere gli appunti di quella lezione. Anche qui oltre al timbro ci sono ovviamente gli inchiostri, e anche qui scegliere gli inchiostri colorati. Io utilizzo un calendario da scrivania che voi non vedete ma ce l'ho sulla scrivania, è praticamente un calendario così piccolo, faccio prima a farvelo vedere. Questo qui l'ho preso da Tiger, non so se sta su Amazon, ma nel caso ve lo lascio sempre linkato giù. E per ultimo ma non per importanza, se volete evitare tutte queste cose, se non siete tipi da cartoleria, vi consiglio un iPad se i vostri professori all'università lo fanno utilizzare, ma se i vostri professori ve lo fanno prendere, prendetevi un iPad perché è comodissimo, io lo utilizzo sempre, e vi lascio il link
giù è anche l'unboxing dell'iPad Pro 2021, dovrebbe essere. Ovviamente ho anche l'Apple Pencil e la utilizzo l'app Good Notes, di cui ho fatto anche il video e vi lascio qui. Se volete un video aggiornato di Good Notes, fatemelo sapere giù nei commenti, perché l'ho fatto un paio di anni fa. Ci sono tante altre novità e qui seleziono appunto tutte quante le materie differenti, ad esempio mi ero appuntata tutte quante le cose per questo video. Detto questo, spero che vi sia piaciuto questo haul, sì, possiamo chiamarlo così, back to school, quindi ritorno a scuola. Fatemi sapere se portate qualcos'altro in più e spero che tutti questi oggetti che vi ho consigliato vi siano piaciuti, perché io li acquisterei tutti quanti da prima all'ultimo se non fosse solo che già ho delle cose del genere. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un piccolo like e iscrivetevi al canale, vi ricordo tutti quanti i link giù in descrizione e per qualsiasi cosa vi potete scrivere o giù nei commenti o anche su Instagram, mi trovate come Rederic e noi ci vediamo al prossimo video. Baci!